если мы к вам, а вы так не дадите ему ваш град. We are grateful for your invite here for meeting you and your hospitality and everything here. Tre traduzioni di un dialogo, sono molto contento di questo invito, sono veramente entusiasta di questa serata e adesso vediamo appunto la loro presentazione, fatta appunto con questa presentazione. Prego. Prima di tutto Mario è il presidente di Sesto Stesso, il presidente. Quale pure? Cesitate, io non ho un presidente e qui sono stati mladi ljudi, čini ga se mladi ljudi. Čisto srce iz Liberal Humanitarian Organization and it's developed by young people in first place. Allora, Cuore Puro, come vi sento anche qui, è stato fondato praticamente da già ragazzi giovani e si occupa praticamente a Predator di aiutare l'assistenza della gente giovane, ma anche chi ha problemi per quanto riguarda la vita sociale, credo. Un gruppo di mladi ljudi želi prije svega da bude korisna svom društvu, svojoj zajednici, da svojim radom nešto doprinese promjenama. First of all, that group of young people want to do something useful for their own country and society. Come progetto principale, come attività principale dell'associazione, riguarda appunto fare attività per la gente del posto, quindi loro hanno come obiettivo quindi far star bene la gente del posto, la gente del pianeta. Da sada smo odradili nekoliko akcija koje su bile prije svega sa malim budžetom, ali su prije svega odrađene iz srca. By now we've done a few little actions, humanitarian, with a small budget, but was big. With the heart. Loro ovviamente con il budget che hanno, giustamente non fanno grandi cose, anche perché appunto hanno un'elevata disponibilità finanziaria, però come avete visto dal loro logo, fanno le cose più con il cuore, che è la cosa appunto principale da dare, da fare con questa situazione. Naša prva akcija je bila u aprilu 2010. godine za Vaskrs, praznike, gdje smo napravili 60 paketića za dječicu i posjetili pedijatriju i također i djecu sa lišenim porodicama. Our first action was in April 2011, okay. For Easter. Yeah. We made like 60 buckets with candies for kids. Okay. Quello che era l'attività, come vedete appunto nelle immagini, sono fatte in aprile a Pasqua, con la preparazione di questi cesti che penso siano forti di Antigone. Ricordo di Antigone. Quello lì del centro pediatrico? Ah, per la pediatria. Appunto per il quadro pediatrico. Non si sono occupati di non so se smo nalazili tako, tako što smo od išli od trgovine do trgovine i tražili da nam daju da nam daju na paketi sa djecom. Skupili smo 100 eura za napravili 65. So basically we went from store to the store and asked for money or something that people could give us to make those presents for kids. Però praticamente sono recati nei vari negozi appunto di Predator, cercando appunto quella collaborazione, sensibilizzando appunto questo problema di ottenere appunto questi prodotti da dare appunto poi all'ospedale. Questa attività è potremmo attivare la promozione di zakona o dječjoj zdravstvu, dječjoj zaštiti, pomoći minimum da promijeni zakon.
actually our support for one organization to protect children, about children protection. La seconda attività, rappresentata appunto qua nell'immagine, è stata l'aiuto appunto di una situazione che si occupava di aiuto, di salvaguardia appunto del aiuto per proteggere i bilanci cittadini. Yes. But always together. Appunto è stata appunto la collaborazione con una situazione che si occupa di aiuto e assistenza per i bambini nella relazione internazionale. It's an association called Roda. It's for the families with four or more kids. Questa associazione si chiama Roda, appunto, è stata appunto fondata per le famiglie che hanno praticamente problemi con problemi finanziari appunto con famiglie con tanti bambini. Na taj način smo sakupili dvije kutije sa kiša i podijeliti djecu. Nemije za put. Il terzo progetto è un party del dolce, appunto, che si occupa di dare alle ragazze, bambini più che altro, dell'assistenza per quanto riguarda, non lo so, la preparazione dei dolci da dare fuori quando fanno le loro visite scolastiche, quando vanno praticamente nel weekend fuori, oppure anche dare appunto, dare negozio per negozio, sempre chiedendo l'aiuto a cuore puro di ricevere alcuni appunto questi dolci da dare poi a questi ragazzi, a questi bambini. Sljedeća aktivnost je bila radionica sa djecom sa kojoj smo bavili odrasle i djecom iz specijalnih porodica. Koja sam bila 5 dana radionice, taj predmet je podržala opština sa 300 eura. Radionica je iz radionskih, kažem, da ne... Vorče, jas. Jas, tako, može. Another one action was like a workshop with the kids who were asthma disease. Yes. It's problem with breathing disease. I don't know what to say. A few
different actions every day, different team, and they've been doing those days, I think, something. Forte schifo. Yes. Ok. Allora, un'altra attività appunto è quella dell'assistenza a bambini che hanno quindi sempre problemi di tipo economico per le loro famiglie. Come vedete in queste due immagini, assistenza scolastica, ma anche assistenza per quanto riguarda l'uso educativo, quindi stare insieme con loro, aiutare nei compiti. E un'altra immagine appunto è visitare appunto dei luoghi di cultura, come questo caso qua, dove sono andati vari tizi da museo. No, ma sono immagini allora che la visita all'aeroporto, non sapevo. Vedo c'è un piccolo aeroporto che dove fanno il volo vela, il, l'aviante, oppure dare con paracadutismo.